No, non è che abbiamo detto qualcosa in più. Abbiamo, perché qui, cioè, il problema è molto serio. C'è un'attività importante dal punto di vista della ricerca e dal punto di vista occupazionale, quindi non è che puoi prendere decisioni a cuor leggero. Noi siamo consapevoli di non avere risorse per sostenere da soli il progetto, l'abbiamo già deliberato il 12 dicembre e quindi noi non siamo nella condizione di garantire altre risorse che non diano prospettive certe all'attività e quindi anche all'occupazione, perché sennò davvero non possiamo usare risorse per accontentare i creditori. Perché il piano TLS rientra intanto nell'atto di indirizzo che ha fatto la Fondazione quando abbiamo fatto il piano triennale, e quindi era giusto che noi riconoscessimo quei soldi a TLS. Michele Midollini, com'è andato questo incontro con il presidente Clarice e con alcuni membri della Deputazione Generale? Allora, è stato un incontro intenso, non ci ha dato le risposte che aspettavamo, cioè il ritiro della procedura di licenziamento per 47 dipendenti. Anche questa per noi non è sicuramente una bella notizia. Abbiamo però aperto questa sorta di tavolo, si è reso disponibile a nuovi incontri, a valutare insieme nuovi sviluppi e vediamo un attimo. Però per quanto riguarda il futuro di Siena Biotech sembra che non ci siano spiragli. Al momento sicuramente non sono rassicuranti, ecco, le prospettive. Noi comunque speriamo, continuiamo a ribadire che bisogna salvare tutto il gruppo di ricerca, che bisogna salvare comunque il lavoro fatto, preservarlo. E aspettiamo anche delle soluzioni, aspettiamo che comunque anche la Fondazione stessa si attivi per cercare anche nuovi soggetti. Tra l'altro oggi la Fondazione ha annunciato che vorrà investire ancora su TLS 1 milione di euro in più, non so, ne avete parlato, come avete preso, anche appreso questa notizia? L'abbiamo saputo, sì, non voglio entrare sinceramente nel merito della fondazione, noi a quello che ci interessa è la Siena Biotech, salvaguardare i nostri lavoratori, il nostro lavoro. Se la fondazione decide di investire in Fondazione Toscana Life Science avrà le sue motivazioni, pensiamo però che sia doveroso come fondazione, come impegno sociale che ha, di cercare comunque anche una soluzione che possa salvaguardarci. C'era il capitolo Siena Biotech, molto lungo, molto complicato, dove non c'è stato, per quanto riguarda la Deputazione Generale, nessun elemento ulteriore di decisione rispetto a quelle che erano le decisioni maturate nel passato, perché la Deputazione Amministratrice si è mossa coerentemente con quelli che erano gli indirizzi che la Deputazione Generale aveva dato nel piano di programmazione poliennale e nelle decisioni adottate il 12 di dicembre, quando è stata decisa la decisione di andare verso la liquidazione della società. Quindi c'è stato nessuna decisione da parte della Deputazione Generale. Domani mattina si riunirà la Deputazione Amministratrice, perché nell'ambito delle sue competenze assumerà le decisioni del caso. Stasera c'era l'incontro con le organizzazioni sindacali, il Presidente ha chiesto alla Deputazione Generale se c'erano delle disponibilità per poter partecipare all'incontro, al confronto con le organizzazioni sindacali. Ci siamo resi disponibili io e Sergio Betti, che avete visto precedentemente a me, dove abbiamo fatto presente questa questione della discussione che abbiamo avuto, le scelte che abbiamo adottato in continuità con quelle del passato e che aprono, per quanto riguarda Siena Biotech, una fase nuova a cui la Fondazione e anche la Deputazione Generale potrà essere disponibile a esaminare eventuali interventi che si muovano in prospettive e attività
di natura diversa rispetto a quelle che ci sono attualmente e che non hanno nessuna prospettiva per quanto riguarda il futuro. E quali potrebbero essere queste ipotesi? Potrebbero essere quelle di... Intanto ci sono già, la deputazione amministratrice ha deciso sulla base degli indirizzi generali di mantenere il finanziamento a Toscana Life Science, che insieme al finanziamento che dovrebbe provenire dalla regione potrebbe sviluppare attività di incubazione dentro all'immobile, all'MRC, e rioccupare una parte dei dipendenti. Si potrebbero sviluppare ulteriori attività di ricerca che possano far centro sull'università e sulle imprese vecchie e nuove che ci sono nella provincia e che potrebbero tramite l'università avere il finanziamento e il sostegno della fondazione. Se si tratta di utilizzare le risorse della fondazione, è meglio utilizzarle per nuove attività piuttosto che per soddisfare i creditori di Siena Biotech, che sono prevalentemente la Banca Montepaschi. La questione è che non è la Fondazione Montepaschi ha deciso a suo tempo e non ha cambiato questo orientamento, che si chiudeva l'esperienza di Siena Biotech come impresa di ricerca in proprio da parte della Fondazione. Questo è già deciso. Quindi una volta che ha assunto questa decisione, non significa che la Fondazione ha deciso di uscire dalle attività di ricerca, significa che la Fondazione dovrà trovare modalità diverse attraverso le quali le attività di ricerca si continuano, fermo restando che la Fondazione non può finanziare imprese private. Per cui il finanziamento passa attraverso un intervento su Toscana Life Science, che è uno strumento attraverso il quale si possono promuovere attività di impresa, incubazione di impresa e anche impresa di ricerca, eccetera, e la Fondazione Monte dei Paschi può intervenire in altre attività di ricerca che soggetti pubblici possono mettere in campo e possono vedere la rioccupazione delle persone che stanno qui dietro a noi e che stanno discutendo dei risultati della